Buonasera e benvenuti a Guerra e Pace. Allora, questa sera cominciamo con un appello, perché il Venezuela, l'avete sentito in questi giorni dai TG e anche dal nostro telegiornale, sta morendo di fame, i venezuelani stanno morendo di fame. Siccome nel paese abitano più di 100 nostri connazionali che hanno il doppio passaporto italiano e venezuelano, l'appello è proprio di uno di loro. Ce l'abbiamo collegato questa sera in diretta dalla capitale Caracas, un imprenditore a 51 anni, sposato e con due figli. Buonasera Marco Lepore. Buonasera Marco. Marco Lepore. Sì, Lepore, buonasera. Lepore. Sì, ho sbagliato io. Marco Lepore. Allora Marco, qual è l'appello che vuole fare questa sera? Niente, l'appello è il seguente, è che noi gli italiani, che siamo più di 150.000 italiani registrati qua nel Venezuela, siamo abbastanza delusi con il governo italiano. È una vergogna che il governo italiano non dia l'appoggio alla soluzione democratica, che è dare l'appoggio al presidente d'interim Guaidó. Perché? Perché qua la gente sta morendo di fame. Sono più di 20 anni che stiamo vivendo una situazione critica, dove questo paese era meraviglioso, dove sono arrivati i nostri genitori, anche i nonni, per fare il sogno americano, e adesso è distrutto. Qua si vede la fame, si vede la gente che muore per mancanza di medicine. E voi ancora state dando, il governo italiano, respiro a Nicolás Maduro, che è un presidente che sta nel lato illegale della Costituzione venezuelana. Allora svegliate per favore, governo italiano, dateci una mano, che già abbiamo l'appoggio di molti paesi nell'Europa e mancate solo voi. Qua la gente sta morendo per tutto, la allora, fame. Marco, l'appello è chiarissimo, noi lo raccogliamo, lo giriamo ai nostri ospiti che ci racconteranno tra un attimo, subito, dopo la nostra sigla, la nostra copertina di apertura, che cosa sta succedendo in Venezuela, perché il popolo sta morendo di fame e soprattutto cosa si può fare per uscire da questa situazione difficile. Intanto li saluto, Alberto Negri, che non ha bisogno di presentazioni, inviato di guerra per tanti anni, buonasera Alberto. Buonasera e ben ritrovato. Voi. E ben ritrovato anche, un piacevole ritorno, a Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes. Buonasera. Buonasera, direttore. Allora, sigla, copertina e dibattito qui a Guerra e Pace. Nel caos del Venezuela, i buoni da che parte stanno? Il 23 gennaio, nel corso di una manifestazione di protesta, il giovane capo dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidó, è stato proclamato dal Parlamento presidente ad interim, fino a nuove elezioni, al posto di Nicolás Maduro. Senza troppi giri di parole, Guaidó ha definito Maduro el usurpador, l'usurpatore. Da quel giorno, tra i due sfidanti, si è messo in moto un pericoloso risico geopolitico che vede contrapporsi le grandi potenze del mondo. Con Guaidó, gli Stati Uniti, insieme a gran parte dei paesi latinoamericani e dell'Unione Europea. Con Maduro, Cina, Russia, Turchia e Iran. Ogni cordata interpreta la sua parte come quella dei buoni, gli uni difensori del diritto internazionale contro il golpe pilotato da Trump, gli altri nel nome della libertà e dei diritti umani. Certo, i principi contano in politica, ma quando di mezzo c'è un paese che ha le riserve petrolifere più grandi al mondo, anche gli interessi pesano. E come? Putin, per dire, ha prestato a Maduro qualcosa come 17 miliardi di dollari, oltre al gusto di tenere un piede nel cortile di casa di Trump. La Cina, che al Venezuela di miliardi ne ha prestati 62, non è da meno.
e gli appetiti americani per un cambio di regime in Venezuela sono noti da tempo. Sono loro, del resto, a comprare il 41% del greggio estratto a Caracas. A morire di fame resta un popolo stremato che adesso guarda con speranza alla mediazione del Vaticano. Allora, questa è la nostra copertina, come vedete, il Venezuela muore di fame, e Francesco Esposito chiedeva nel servizio: i buoni da che parte stanno? Credo sia scontato, ma ritorno velocemente da Marco Lepore a Caracas. Lei sta dalla parte di Guaidó, giusto? Perché? Giusto, sì, certamente. Perché? Perché Guaidó sta nell'atto della Costituzione, è il presidente adesso legittimo, ma ad interim, perché risulta che Nicolás Maduro ha fatto delle elezioni illegali, ha messo, in, questo è stato il maggio dell'anno scorso, ha messo candidati di cartone, cioè a convenienza loro, e poi anche lui prima di questo ha fatto un'assemblea costituzionale illegale che lo ha convocato lui, mica il paese, il popolo. Allora, chi è dal lato legale? È l'Assemblea Nazionale, quella che il presidente è Juan Guaidó. Chiediamolo ai nostri ospiti, Marco, sentiamo la risposta anche dei nostri ospiti che sono da anni attenti osservatori di quello che succede in Venezuela. Cominciamo da Lucio Caracciolo. I buoni da che parte stanno? Chi è nella legalità tra Maduro e Guaidó? Ma non stiamo mica parlando di un paese dove vige la Costituzione, la legalità. Il Venezuela purtroppo non da oggi è in una situazione di caos totale che si è molto aggravata in questi ultimi anni sotto il tallone di Maduro, ma che ha una storia un po' più antica, e quindi credo che siamo completamente in una situazione fuori da ogni regola in cui prevale la forza. E a mio avviso l'errore di Guaidó, ammesso si può chiamare errore, è quello che non puoi cambiare un regime che ha le forze armate dalla sua parte senza avere le forze armate, o almeno una parte delle forze armate. Quindi si è messo un po' in una situazione critica, perché appunto se per far fuori Maduro hai bisogno di una forza armata, allora o le fai venire da fuori o ti prende quelli che hai dentro. Certamente Maduro da solo non se ne va. Per ora però, Alberto Negri, le forze armate non si sono schieratissime a favore di Maduro? Ma sai, probabilmente coloro... Stanno un po' in una situazione di attesa, sembra. Sono in una situazione, mi pare, un po' di attesa, no? Anche perché le pressioni americane ci sono state, ma dal punto di vista concreto non è che gli americani hanno mosso veramente le pedine per fare un cambio di regime in Venezuela. E più io non mi chiederei chi è buono e chi è cattivo. Io mi chiederei chi conta e chi non conta in Venezuela. Il servizio è stato esplicito. I maggiori investitori sono gli Stati Uniti. Vediamo anche la grafica, la Cina, mentre parli, cartello 1. Esatto, sono gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Sono quelli che hanno in mano il debito venezuelano e i maggiori investimenti. Questi tre paesi devono forse trovare loro la quadra per il Venezuela. Ecco, lo stiamo vedendo appunto in onda. Insomma, gli interessi in campo. Sì, ma nessuno di questi tre paesi considera il Venezuela un bene vitale. È chiaro che è un interesse molto secondario. E torno al punto di partenza. Quindi ognuno difende i propri interessi, in qualche modo. Ci mancherebbe pure che difendesse gli interessi degli altri. Chiaramente lì c'è una competizione, in particolare evidentemente fra Cina e Russia da una parte e Stati Uniti dall'altra, ma non credo che né Putin, né Xi Jinping, né Trump sono pronti a morire o per Maduro o per Guaidó. Proprio no. Marco Lepore, ecco, vediamo, è d'accordo intanto con quello che stanno dicendo i nostri ospiti, e poi vorrei che lei mi facesse con degli esempi reali quali sono le condizioni di vita adesso del popolo venezuelano. Sì, hanno ragione in certo modo, ma quello che ha detto il prima invitato, che Guaidó sta andando per la parte pacifica, cioè la parte che manda la Costituzione. Ma io adesso quello che voglio dire è che noi in Venezuela, ad esempio, lo stipendio minimo sono $6. $6 sono più o meno 4,5 euro.
che non bastano per niente. Ad esempio, un barattolo di pomodori pelati non se lo può comprare uno che guadagna quello stipendio. È una situazione veramente che qua E ci sta mangiando. come state facendo per comprare cibo, medicine, farmaci? Beh, noi della classe media, cioè che più o meno ce la caviamo e abbiamo fatto risparmi prima di questa crisi, ce la caviamo più o meno, ma la gente normale, la gente povera, quella impiegata, sta mangiando dalla spazzatura, ragazzi, lo vedete qua nella immagine. La gente non riesce a comprare le medicine per le ipertensioni, le medicine per curare un cancro, e si stanno morendo i neonati qua negli ospedali perché non hanno le risorse Insomma, la mediche. situazione è drammatica. Torno ai nostri ospiti. Scusa che ti interrompo, ogni mese 200% di iperinflazione, cioè stiamo parlando di 1.200.000 per cento di Di inflazione inflazione. all'anno. Come si può campare così? Ditemi voi. Lucio Caracciolo, come uscire da questo caos? Sono due blocchi, ci sono, uno appoggia Maduro e uno appoggia Guaidó. Come evitare anche una guerra civile? Credo che così come si è messa la situazione, il rischio di una guerra civile sia piuttosto concreto, cioè è l'inerzia che porta verso quella situazione, perché chiaramente una soluzione pacifica non è possibile nel momento in cui c'è uno scontro così forte. Chi ha le forze armate in questo momento in una posizione di vantaggio, anche se probabilmente ha una minoranza dell'opinione pubblica, chi ha probabilmente una maggioranza dell'opinione pubblica non ha le forze armate, quindi è una via senza uscita. A meno che per qualche miracolo si trovi una via, per esempio un esilio dorato a Maduro in qualche paese che lo vuole accogliere, ma non mi pare il tipo da accettare una soluzione del genere. Ripeto, secondo me l'errore di Guaidó è stato quello di partire senza avere un appoggio armato dietro. È chiaro che in questo modo rischia di logorarsi e alla fine, non portando a nessuna situazione di sbocco, la situazione potrebbe rovesciarsi contro di lui. A proposito dell'appoggio armato, Alberto Negri, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che appoggia Guaidó, il presidente ad interim, almeno secondo il Parlamento, non ha escluso l'opzione militare. È realistica l'intervento americano negli. Voglio proprio vederla. Voglio proprio vederla. Sì, hanno messo Elio Abrams, questo inviato sul Venezuela, che è stato storico inviato americano negli anni Ottanta in Salvador, era anche quello che organizzò la contra in Nicaragua. Però questa volta è un po' diversa. Innanzitutto perché credo che mancano alcuni dati, eh. Ci sono 800 uomini delle forze speciali russe in Venezuela, 400 per la Rosneft e altri 400 per Maduro. Più i Perché? cubani. Più cubani, perché se Maduro se lo portano via, se lo portano via i russi, questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Ma credo però che forse prima di arrivare a una situazione magari così critica, ecco, come diceva Lucio, ci vuole un miracolo. Ecco, il miracolo forse li può fare il Papa, visto che c'è stato l'appello Entrambi al hanno Papa. chiesto, si sono rivolti Esattamente. al Papa. E secondo me, credo che anche questa missione fatta da Federica Mogherini per l'Unione Europea in Uruguay possa in qualche modo essere utile a rendere un po' più ragionevole le parti, perché quando io sento il signor Guaidó che dice che Maduro se ne deve andare, dopo una settimana si devono fare le elezioni, beh, mi sembra un po' poco realistico, no? Come si fanno a fare le elezioni in una settimana, in un contesto così No, complicato? è evidentemente impossibile, cioè comunque almeno una parte del Venezuela, quale che sia quella che perde, le considererebbe illegittime, quindi saremmo al punto di partenza. Punto e a capo. E ancora però dobbiamo anche vedere chi realmente appoggia Guaidó, perché conosciamo da 5 anni governa Maduro e quindi insomma un'idea ce la Vede, siamo fatta. purtroppo queste situazioni non si risolvono con un colpo di bacchetta magica, arriva un nuovo presidente, purtroppo sono delle situazioni che vengono da molto lontano e che hanno alla base una spaccatura sociale, economica, etnica estremamente profonda, con in più gli interessi di alcuni paesi stranieri piuttosto rilevanti che pescano in qualche modo. Poi bisogna essere anche un po' realistici e raccontarcela tutta la verità. Io l'ultima volta che sono stato a Caracas è stato 20 anni fa, nel 1999 Chavez era stato appena eletto, c'era una collina che era franata completamente con 40.000 morti sotto e nessuno spalava. L'economia venezuelana già andava male allora e aprì, fu la strada Chavez,
proprio aperta dalla crisi economica. Com'è che la classe media venezuelana comunque continua a campare? Signori, con un modo molto semplice, ha portato i soldi all'estero, se no lì non varrebbero proprio un soldo, no? Vediamo se ci abbiamo ancora, ce l'abbiamo ancora collegato il nostro Marco Lepore, eccolo qua. Se non ci sono i conti all'estero non lo ricordo. Allora, Alberto Neghi chiede come riuscite classe media a campare, forse perché... La classe media ormai sta sparendo, ragazzi, perché ad esempio ogni giorno si stanno chiudendo le fabbriche, le ditte, perché dal 1999, che ha preso il governo Chavez, ha cominciato a avere quell'idea comunista di espropriare le grandi fabbriche e passarli agli Stato. Dopo di 3 mesi espropriate, andate a vedere, sono proprio a pezzi, non stanno funzionando, con la scusa di dare lavoro al paese, al popolo. Cioè è tutta una cosa che non va bene. Noi come facciamo? Con i risparmi che abbiamo fatto in quei giorni, ma adesso oramai non abbiamo più stanno soldi. Stanno finendo pure quelle, Marco, questo è evidente, l'abbiamo capito. Cioè, parte che io penso... Sta sparendo, è quella che più soffre. Sì, qua sì. Ci sono 2 classi, la alta e la bassa, e quella povera. E già quella classe media stiamo passando a quella povera, ormai. A parte che io penso che c'è una bella differenza tra Maduro e Chavez, no? Mi pare di capire. Sì. O no? No, certamente. Cioè, Maduro ha fatto in questi 5 anni, anche quando insomma ha ordinato di reprimere con la forza la folla, credo che uno come Chavez, non so se l'avrebbe mai fatto. Che dici? No. Maduro, oltre diciamo ad alcuni aspetti criminali, è anche, mi pare, piuttosto stupido, cioè non è un personaggio di qualche levatura. Però... francamente il suo avversario non mi pare poi così intelligente, ripeto, perché non credo che pensasse, dopo quella manifestazione in cui si è giuramento pubblico, non pensavo di trovarsi adesso nella situazione in cui è, perché è vero che molti paesi hanno riconosciuto Guaidó, ma è anche vero che 3/4 dei paesi non lo hanno riconosciuto. Sì, ma voglio dire una cosa, scusate velocemente che dobbiamo chiudere questo blocco, prego Marco. Sì, no, brevemente, Guaidó l'anno scorso l'opposizione era totalmente divisa, adesso Guaidó l'ha unificata di nuovo e ci ha dato la speranza di poter risorgere da questo disastro che stiamo vivendo. Lui sta andando per la via pacifica, la via della Costituzione, e lui lo sta facendo secondo me molto bene, perché ci ha uniti di nuovo. Noi avevamo abbandonato la lotta, adesso siamo di nuovo e nella strada facendo le... Difatti ci sono più di 40 morti da quando sono iniziate le proteste e più di 850 persone arrestate, politici che li stanno violentando e i diritti umani. Sì, grazie. Chiedo scusa, ma un leader responsabile deve avere un percorso verso la vittoria. Invece qui mi pare che siamo un po' nel caos. Sì. Direttore Caracciolo parla di strategia politica, di strategia poco chiara. Cioè, fai un dialogo con Maduro, oppure fai un negoziato con gli americani. Non si può dialogare con Maduro, non si può dare più respiro. E allora in che senso è una via pacifica, visto che Maduro ha le forze armate? Mi scusi, mi spieghi come sì, può essere... Sì, va bene, ma da un momento all'altro devono mollare, non si può più dare ma se non più mollano che succede? Ma lei non può scommettere... Dobbiamo lasciare perdere il dialogo, dobbiamo... andare direttamente sui fatti che le forze armate devono cambiare e appoggiare. E allora l'alternativa al dialogo è la forza, non ci sono vie di mezzo. Loro si augurano che le forze armate passino dalla parte dell'opposizione riunita sotto la bandiera di Guaidó. Sì, però attenzione, perché qui hanno imboccato in tanti una brutta china. Maduro da un pezzo. Tant'è vero che quando sono andati gli economisti russi a novembre, gli hanno presentato un piano per rifare il paese, lui ha letto il piano, li ha guardati e ha detto: è troppo poco socialista, no? Quindi vedete un po' che razza di situazione Maduro. Ma anche questo Guaidó, non basta un bel faccino per tenere in piedi un paese come il Venezuela, cari signori, perché poi il Venezuela c'è un tasso di omicidi di 81 omicidi ogni 100.000 abitanti. Se andasse su Guaidó, deve avere dalla parte sua la forza perché sennò certo. Questo non c'è dubbio, tanto mi dispiace, torneremo a parlare di Venezuela. Io spero che le cose si avviano
verso una soluzione, credo come i nostri ospiti, ci vorrà molto tempo, non è questione di qualche settimana. Siamo molto ottimisti, siamo molto ottimisti. Grazie, grazie Marco Lepore, un abbraccio a tutti i venezuelani e in particolare a tutti gli italiani, gli italo-venezuelani. Allora, cambiamo pagina perché insomma questa settimana c'è stata una notizia diffusa dal giornale inglese Times che ha acceso la speranza su padre Dall'Oglio. Vediamo padre Paolo Dall'Oglio scomparso in Siria più di 5 anni fa. Vediamo il filmato e poi ne parliamo. Fucking run! Dagli ultimi bastioni dei combattenti neri dell'ISIS al confine tra Siria e Iraq arriva un flebile barbaglio di speranza per la sorte di padre Paolo Dall'Oglio, rapito in Siria nel luglio 2013. Secondo il Times, il gesuita italiano sarebbe ancora vivo, tanto che i guerriglieri del califfato lo vorrebbero utilizzare come merce di scambio per garantirsi una via di fuga, braccati come sono dai miliziani curdi e dai Navy Seals a caccia del califfo al-Baghdadi. Ma occorre prudenza, le notizie sono purtroppo molto confuse. Quello che invece è ormai chiarissimo è che la Siria non si trova più al centro degli interessi americani. La battaglia contro il male si sposta verso l'Iran. Trump ha imposto nuove sanzioni contro Teheran, rinfocolando le proteste interne al regime per la grave crisi economica iraniana. E adesso si prepara al passo successivo, che non esclude opzioni militari. L'appuntamento è per il 13 e 14 febbraio, al vertice sul Medio Oriente convocato in Polonia, al quale parteciperanno 70 paesi. L'intenzione è quella di far passare un patto anti-Iran che sposi la linea dura di Washington. Arabia Saudita e Israele si fregano le mani. Qualcuno ha notizie sulle intenzioni dell'Europa? Allora, il blocco, il titolo di questo secondo blocco lo vedete insieme a me, lo leggiamo insieme. USA-Iran, guerra inevitabile. Lucio Caraccio, tutto sembra, farebbe pensare che gli Stati Uniti si stiano preparando ad attaccare l'Iran, che ormai considerano il male assoluto, il Medio Oriente che insomma finanzia il terrorismo internazionale. È così? È una guerra ormai si farà o no? Il fatto di considerare uno il male assoluto non implica in genere la guerra, basti pensare anche al rapporto con l'Unione Sovietica. No, penso che Trump abbia altre priorità, però penso anche che ci sono nella regione dei focolai ancora molto molto pericolosi e qualcuno potrebbe accenderli e quindi si potrebbe arrivare effettivamente a uno scontro. Mi riferisco in particolare alla situazione in Siria e mi riferisco anche al fatto che fra poco, fra un paio di mesi, si voterà in Israele. Netanyahu da tempo segnala l'Iran come il male assoluto, ma veramente M maiuscola e A maiuscola, deve vincere queste elezioni perché l'alternativa è probabilmente andare in galera, anche se non è detto che vincendole non vada in galera, ma insomma in ogni caso il suo interesse è quello di rilanciare. Quindi se dovesse succedere qualcosa di grave, per esempio in Siria, tra israeliani e iraniani, a quel punto qualche americano o qualche saudita o tutte e due potrebbero farsi venire delle idee. Io temo che Alberto Negri invece sia più possibilista sulla guerra all'Iran da parte degli Stati Uniti. La pensi come Caracciolo? Lucio ha dato delle buone ragioni contro la possibilità che ci possa essere una guerra, ma ha anche dato delle buone ragioni per un conflitto. In che senso? Ha detto giustamente Netanyahu rischia di andare anche in galera e attenzione, Israele nell'ultimo anno ha scaricato 2000 bombe in Siria contro bersagli iraniani, non poco. Poi c'è il problema dell'Arabia Saudita, che è in mano a questo principe Mohammed bin Salman, di cui oggi i servizi americani ci hanno detto che parlava di pallottole per eliminare Jamal Khashoggi. Cioè abbiamo gente di cui gli alleati degli americani della regione sono questi, attenzione. Cioè gente in difficoltà, gente a volte anche un po' con le spalle al muro, e che vede nell'Iran naturalmente una potenza concorrente. Poi c'è in realtà l'escalation che c'è stata con Trump.
Trump ha stracciato l'accordo del 2015, ha rimposto le sanzioni non solo all'Iran, le ha rimposte anche a noi europei. Tanto è vero che abbiamo dovuto mettere in piedi una specie di meccanismo ancora. Proprio l'altro giorno l'Iran si lamentava che l'Italia non fa parte ancora, l'Iran, non rientra in queste sanzioni, no, però non compra più petrolio iraniano. L'Italia, pur avendo sei mesi di come dire, tempo di abbuono, diciamo di abbuono rispetto agli altri, non sta comprando petrolio. Ma non solo, il meccanismo europeo per continuare gli scambi con l'Iran si sta dimostrando abbastanza rudimentale, si dovrebbe ricorrere al baratto, cose di questo genere. E insomma, convocare a Varsavia una riunione per fare una sorta di antinato, come l'ha chiamata Pompeo, non mi sembra proprio, come dire, una mossa pacifica. Forse più che una guerra c'è comunque il tentativo in qualche modo di stringere l'assedio in una morsa. Questo sì. E questo comporta dei rischi? Certo che li comporta, anche perché l'Iran è effettivamente... Siamo in chiusura, Caraccio. No, prego, l'Iran, l'Iran è messo molto male da un punto di vista economico, dal punto di vista degli equilibri politici interni, dal punto di vista anche regionale, ha speso molto per sostenere i suoi alleati fuori dall'Iran, quindi... Il rischio, come diceva adesso Alberto, c'è che la situazione scivoli anche al di là delle intenzioni dei protagonisti. Io credo che questa domanda rimarrà ancora aperta. Beh, sai, però l'Iran 40 anni dopo la rivoluzione può vantare un record, cioè rispetto ai suoi alleati della regione qualche guerra l'ha vinta, contro l'Iraq e contro la Siria perlomeno, gli altri non, tranne Israele, non hanno mai vinta nessuna. Allora, io vi ringrazio, ringrazio Alberto Neri, ringrazio Lucio Caraccio che tra l'altro è appena uscito, vero? L'ultimo numero di Limes, ci abbiamo anche la nostra immagine caricata, la febbre, eccola qui, la febbre dell'Artico, anche qui c'è una guerra, anche qui in atto. No, per fortuna non c'è nessuna guerra, ma si aprono delle partite geopolitiche fondamentali in prospettiva, perché lì ci sono russi, cinesi, americani che si giocano le rotte del nord, che dovrebbero essere i nuovi collegamenti futuri, peraltro. E anche il petrolio, c'è petrolio. Sì, il petrolio e il gas, è fondamentalmente quello russo, e poi ce n'è altro molto più in profondità che però... Ci vogliono molti soldi per tirarlo fuori. Allora, prima dei semi di pace, intanto ringrazio Lucio Caracciolo, ringrazio e veramente vi consiglio di leggere l'ultimo numero di Limes, una rivista interessantissima se volete conoscere più in maniera più approfondita i fatti internazionali. Sedetevi con calma perché c'è tanto da leggere. Grazie anche ad Alberto Neri, col quale ci vediamo venerdì prossimo. Allora, semi di pace, andiamo, vi portiamo in Iraq, a Mosul. Ci vediamo venerdì prossimo. Buona serata. Mosul è una città nel nord dell'Iraq. Tre anni di dominio oppressivo dell'ISIS e la guerra per la liberazione hanno lasciato un cumulo di macerie e poco altro. Un corvo appollaiato sulla spalla di una donna con i capelli fiammeggianti è per l'artista locale Marwan Fatih il simbolo delle atrocità che lui e i suoi concittadini hanno dovuto sopportare. C'è stato un tempo in cui volevamo ucciderci, racconta Fatih. Ma poi abbiamo pensato, che cosa sarebbe successo ai bambini? Li lasciamo all'ISIS? Nel 2017 Mosul è stata liberata e questa che vedete è la prima mostra di pittura contemporanea allestita in occasione della riapertura del museo della città, devastato dai jihadisti del Califfato Nero. La rassegna è intitolata Ritorno a Mosul. Ospita 29 artisti provenienti da tutto l'Iraq e tanti reperti recuperati. Sono opere di inestimabile valore, come i 40 disegni a matita di Ahmed Mozahem, che li ha realizzati di nascosto per non farsi scoprire dei tagliagole dell'ISIS. Il museo di Mosul è in parte danneggiato. La sua riapertura e questa esposizione testimoniano che la guerra non ha ucciso la città, né l'intero Iraq.